Buongiorno carissimi amici di Casa Chalet, benvenuti allo Chalet del Centro per una nuova scoppiettante puntata. Don Francesco, buongiorno. Buongiorno, basta dirvi che a sottofondo questa mattina abbiamo bollicine di Vasco Rossi. Ecco, vedi, non niente a caso. Dunque, io stamattina avrò un ospite, un artista poliedrico che passa dalla musica alla scrittura e ci presenterà un progetto molto interessante per giovani aspiranti scrittori. Invece sarà mia ospite, una mia ospite, Caterina Pennacchio, dirigente della Gramsci Impastato. Anche lei con i ragazzi iniziano forse già a quell'età con tanti progetti che riguardano anche musica e spettacolo. Tra l'altro tra questi progetti c'è anche il mio. C'è anche il tuo mio progetto. Beh, il nostro di Teleclub Italia, quello di C'era una volta, poi ne parleremo un poco più là. Sigla! Now baby listen baby don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack, and don't you come back no more. What you say? Eccoci qua, carissimi amici, sono con Francesco Amoruso. Salve. Lui è un cantautore, è uno scrittore, è un musicista e poi che vuoi essere ancora più? Da piccolo volevo fare il ballerino, però poi hanno detto che c'avevo i piedi storti e non l'ho fatto più. Quindi oltre questo ci fermiamo. Per ora sì. Bravo, risposta corretta, per ora sì. Allora, Francesco questa mattina è con noi per presentarci un progetto molto interessante. Sicuramente l'avete visto in giro, anche perché poi, tra l'altro, lui è una, passami il termine, scoperta dei fratelli Mennillo con il Libere Voci. Domani ci sarà la finalissima del Libere Voci e tu sei stato forse il primo vincitore? No. Primo vincitore no, però sì, ho vinto un'edizione e se non sbaglio in una sono arrivato secondo e premio della critica. Sicuro premio della critica, non mi ricordo se arrivai secondo, però sì. È passato un bel po' di tempo. Però adesso ti spogli delle vesti di musicista e ti vesti da quelli di scrittore. Esiste questa associazione, nonché casa editrice di San Giorgio a Cremano, sì. E io saluto tutta San Giorgio a Cremano perché io poi, e soprattutto il Parco Anna, via Brodolini numero 12, perché abitavo lì, e, che si chiama La Bottega delle Parole. Sì. Di cosa si tratta? Allora, la Bottega delle Parole è una realtà libreria molto importante sul territorio perché resiste alle difficoltà classiche di qualsiasi libreria resistere su un territorio, perché si leggono sempre meno libri, eccetera, eccetera. Dove si trova questa libreria? Questa a San Giorgio a Cremano, okay. Se non sbaglio il Corso Roma, però se cercate su Facebook, sul sito, su internet è molto conosciuta, anche perché per le attività associative che fa svolge su tutto quel territorio campano varie attività, tra cui la Fiera del Libro ricomincia dai libri, che l'ultima edizione si è spostata a San Giorgio a Cremato a Napoli, a Via dei Tribunali, nell'ex ospedale della Pace. Beh, è una bella location. Che è una bellissima location, ha visto una 3 giorni di case editrici indipendenti che hanno praticamente conquistato tutti i passanti, perché c'è stato veramente un viavai enorme, considerando anche che comunque nel weekend ci sono anche le partite di calcio, i numeri molto, sono molto stati molto molto alti. Quindi tu che cosa hai fatto per questa casa editrice, anzi cosa ha fatto per te, insomma il vostro matrimonio artistico? Sì, allora in passato ne abbiamo collaborato anche in altre vesti, io ho partecipato come cantautore ad alcuni eventi da loro organizzati, siccome io ho scritto anche un romanzo in passato, sono uno che scrive tantissimo, ci proponemmo a vicenda questa possibilità, cioè di poter pubblicare un qualcosa di mio con loro. E l'idea allora è stata di produrre una collana piccola, light, low cost, che potesse dare una mano non soltanto a me, ma a tutti i ragazzi che eventualmente
avessero qualche racconto nel cassetto low da voler pubblicare. Low cost, cosa intendi per low cost? Low cost, intendi, ti dico intendi? Light e low cost, sembra tanto quelle cose tipo della mastrota con le pentole, light e low cost. Cioè, guardate, questo è... Allora, un libricino di soli 2 euro, facilmente leggibile, perché diciamo... Dove si può trovare? Attualmente su tutti i digital store e si può anche comunque ordinare presso la casa editrice La Bottega delle Parole. Perfetto. Allora, devo dire che questa è una cosa molto interessante, soprattutto perché incentiva le persone a leggere, quindi questa è una cosa importantissima. Leggete tantissimo, ma soprattutto fate leggere, perché ci sono tante persone, più tardi parleremo anche di scuola, per cui è importante, persone che non riescono a leggere. Questo che cosa significa? Ad esempio io sono dislessica, che è mezza ciecata, per cui quei bei mattoni molto belli, però difficilmente l'approccio è piacevole. Questo è uno di quei libricini che davvero leggi in metro, leggi prima di andare a dormire, è piacevole, e se trovate qualcuno che non legge, leggete voi al posto degli altri. Davvero, questo è proprio un invito che faccio, perché è importantissimo leggere. Le volte non si legge non solo per pigrizia, ma anche perché non ce la si... Ma infatti io credo che la chiave di volta, aiutate, la chiave di volta sia non tanto leggere quanto essere disponibili e disposti ad ascoltare storie. Ecco, questo quindi è interessante. Senti, ma quindi mi stai dicendo che questa casa editrice che cosa fa? Raccoglie comunque dei racconti da parte di giovani scrittori e li pubblica. Sì. Quindi se adesso ci sono dei giovani scrittori all'ascolto, possono proporsi a questa casa editrice. Sì, infatti so che... siete ancora in tempo, no? Sì, sì, assolutamente. Okay. Infatti io so che la mail è tempestata di richieste di pubblicazione. Ah, quindi ottimo. Questo è il primo racconto che è stato pubblicato. Sì, questa è nello specifico, in realtà a me è una raccolta di 4 racconti molto brevi. Il secondo autore, Alessandro Ridosso, invece ha pubblicato un racconto unico più lungo di 28 pagine che si chiama Il Tritacarne. Tra le altre cose, sabato in libreria presenteremo dalle 19.30 la collane per la prima volta alla libreria, dopo averla già proposta alla fila del libro, adesso la riproponiamo, diciamo, alla grande, in casa nostra praticamente. Invece il tuo, raccontaci un po' proprio il tuo racconto di viaggio, racconti di viaggio perché? Allora, racconti in viaggio, diciamo, è una idea, titolo della collana da parte della casa editrice proprio per stimolare la lettura, cioè oggi la lettura c'è addirittura anche sui portali, come dire, giornalistici, si dice il tempo di lettura di un racconto, quasi ci fosse la paura proprio di leggere, e l'idea è proprio questa invece, partire da qualcosa di piccolo, come detto tu, per poi spronare eventualmente in a qualcosa di importante. Quanto tempo hai scritto questo libricino, chiamiamolo insomma libro, no, io lo chiamo proprio libro, in quanto tempo hai scritto questi racconti? Erano racconti che tu già avevi e li hai assemblati o li hai scritti di proposito per questa raccolta? No, sono racconti che io avevo nel cassetto e che io poi ne inviai un bel po' a Miriam Gison, che diciamo è il boss della casa editrice, dell'associazione in generale, poi c'è stata comunque una commissione che ha valutato meglio, e poi tra quelli sono stati selezionati alcuni. Da questi racconti poi ho tratto io il titolo Mangiando il fegato di Bukowski a Posillipo, che in un certo senso riassume questi 4 racconti, perché sono racconti un po' cattivelli, piuttosto cinici, però molto ironici, ambientati sulla città di Napoli. A chi può leggere? Qual è il tuo target? Ma dai 18 anni a salire, tranquillamente. Prima? Anche prima, però... forse nelle scuole. Questo non però ci sono nel proprio... tuo caso. Questo poi, è il mio caso, ecco, specifico. Poi sì. La collana è molto variegata, insomma, sì, sarà molto variegata. Potete andare e prendere il vostro libricino, libro sì, che più vi aggrada. Sì. Senti, ma questa è una domanda cui do la paternità a Pasquale Rosiello, assolutamente. È più facile scrivere un libro o una canzone? Prima hai risposto velocemente, sì, poi ci vuoi pensare. No, no, vabbè, perché prima ho fatto una divergenza tra chi lo scrive perché ha qualcosa da dire e chi scrive invece semplicemente da un punto di vista commerciale. Abbiamo modesto parere da un punto di vista meramente commerciale, quindi cercare di cogliere quante più persone possibile con un lavoro. Il libro è più complicato, è molto più difficile trovare un pubblico che sia eterogeneo rispetto a una canzone che magari attraverso la musica riesce ad essere orecchiabile e quindi captabile da un pubblico più vasto. Quando invece ci vuoi mettere un po' di personalità nelle cose che fai, quindi non ti interessa, tra virgolette, arrivare per forza a tutti,
E lì forse per me il gioco è più facile, perché scrivo quello che voglio fondamentalmente, quindi ho un racconto, ho una canzone, cambiano i tempi di scrittura. Ovviamente una canzone magari ci metti meno tempo, un romanzo, per dire, un racconto lungo ci vuole più tempo, proprio perché ti immedesi idee, devi scrivere. Ma adesso la musica che cosa rappresenta per te in questo momento? Sei più dedito alla scrittura o la musica ha sempre un'importanza nella tua vita? La musica è importante anche perché stilisticamente molti hanno fatto notare, anche alcuni docenti universitari hanno fatto notare che c'è molta musicalità nelle cose che scrivo. Ah. E allo stesso tempo c'è molta narrazione nelle canzoni che compongo. Si sente insomma questo binomio scrittore, narratore, musicista. Sì, assolutamente sì. E attualmente stiamo lavorando per fare il secondo album, quindi fondamentalmente sono due mondi che non si intrecciano di continuo. Ci sono dei passaggi di questi racconti che magari si possono ritrovare come humus oppure proprio come racconti anche in altre canzoni e viceversa. Senti, tu sei, passami sempre il termine, una scoperta delle libere voci, sì. No? Abbiamo parlato dei fratelli Mennillo, devi sapere che il più piccolo, Marco, cura la nostra rubrica dedicata alla musica. Ciao Marco. Ciao Marco. E quest'oggi ci racconterà di un'orchestra composta da 59 elementi, tutti under 30, pensa, che rifanno delle canzoni pop in chiave però moderna, straordinario, anzi in chiave sinfonica, scusate, straordinario. Ma vediamo bene di cosa si tratta, questa è la nostra rubrica di musica. Un concerto in cui il pubblico si alza, balla, applaude, segue la musica e si lascia trascinare dai successi del momento. Normale? No, non se si tratta di un'orchestra sinfonica. La Gag Symphony Orchestra è uno splendido esperimento di incontro tra pop e classica, in cui anche un successo come Pamplona di Fibra può diventare così. La Gaga Symphony Orchestra è composta interamente da giovani sotto i 30 anni, provenienti da tutti i conservatori del Veneto. Si sono uniti in nome della musica e di una missione: mostrare che si possa divertire con un ensemble sinfonico. I 59 elementi trasformano e reinventano il concetto di musicista e strumento classico con l'obiettivo di aumentare la sensibilità del grande pubblico alla musica classica, passando attraverso la musica pop. Da Miley Cyrus a Mika, da Ed Sheeran a Fabio Rovazzi, tutti sono passati sotto le partiture dell'ensemble, che ha un canale YouTube seguitissimo e che senza snobismo permette ai propri orchestrali di ballare e muoversi durante le performance, così come al pubblico di battere le mani durante i live. Ed è questa la formula vincente che li porta a riempire grandi teatri come il Ponchielli di Cremona o il Gran Teatro Geox di Padova. Dopo la partecipazione a Italia's Got Talent e tanti eventi che li hanno visti protagonisti, il 2018 si aprirà con un loro nuovo concerto. Il 6 gennaio 2018, al Gran Teatro Geox, la prova generale di un disastro sinfonico, e questo è l'ironico titolo che hanno dato alla loro nuova fatica dal vivo. Sono la dimostrazione vera che la musica non abbia limiti, soprattutto quando scendono in strada, come nel caso del concerto dei Coldplay, per dimostrare che la musica può e deve riconquistarsi la città e le persone. No, stavamo disquisendo sugli strumenti, sulle cose, perché dovete sapere che poi Francesco è anche, aiutami, collaboratore dell'Associazione Culturale Musicale Illimitarte, che è una scuola di musica. E mi stavi dicendo questa cosa interessante, che i ragazzi non chiedono più tanto degli strumenti classici, quale esempio violino, non chiedono imparare violino, violoncello. Sì, non si avvicinano neanche all'idea, perché io penso che nei tempi dei reality l'idea del cantante che fa tutto da sé, quindi magari si accompagna con una chitarra o con il pianoforte, sia più richiesto. Comodo. Infatti le classi più piene sono quelle di pianoforte, due maestri, di chitarra, di canto, due maestri. Le richieste sono andate a scemare negli ultimi anni. Che peccato, però io probabilmente, immaginavo il contrario. Però probabilmente perché sono aumentate anche le scuole, i licei musicali, dove i ragazzi questi strumenti li scoprono proprio a scuola. Quindi da un lato
viene meno la, magari la parte privata, e giustamente sale anche la parte pubblica, che pure certo. È fondamentale. Beh, chiaro, è chiaro. Comunque, se in ogni caso, viva la musica. Certo, sì. Viva la musica. La musica è tutto. La musica è tutto, bravo. Adesso vedo i fratelli Menil che se la signazzano. Ma tu domani ci vieni a trovare, dai. Certo, sì. Bravo, bravo, bravo. Io sono giurata, Sono giurata, giuro che sono giurata, giurata. L'anno scorso sono stata presidente addirittura di giuria. Pensa un po' quanta fiducia ripongono in me questi fratelli. Io sono diplomata in solfeggio, Okay, no, ma partecipata allo zecchino d'oro. Senti, Francesco, ci vuoi leggere un... Sì. Un passo di uno dei tuoi quattro racconti. Ecco, questo mi ricorda un po' un altro autore celebre, raccolta racconti. Di racconti. Ma infatti io amo Basile in una maniera particolare. Bravo, bravo. Allora, vai. Questo racconto si chiama Sparatoria in centro, è ambientato a Napoli, però una Napoli futuristica. Tutti i tuoi racconti sono ambientati a Napoli? A parte il secondo, però in generale ci si può vedere sempre Napoli come sfondo, più o meno. Napoli o la provincia? La realtà campana, la realtà il diciamo... Il secondo invece dove è ambientato? Dicevi che non... No, il secondo è molto... può essere qualsiasi cosa, è un luogo post-apocalittico. Civica. Diciamo così, e ho fatto anche un po' di spoiler e non dovevo, però non fa niente. Insomma, beh, qua a un certo punto ci sono questi turisti, c'è questa donna che torna a Napoli dopo tanti anni, dopo che c'era andata praticamente che era piccola, ed incontra Napoli, e c'è questa specie di riflessione su Napoli e sul Cristo velato. A pensarci Napoli è un po' così, addormentata, ma per forza di cause maggiori. Provateci voi ad alzarvi con un lenzuolo di marmo addosso, cioè vi passa proprio la voglia. E allora si resta così, fermi, un po' addormentati, un po' svegli, un po' curiosi di ascoltare i passi di chi passa di fianco al vostro letto, coperti fin sopra il volto, un po' per paura, un po' per pigrizia, ma anche per vanità, che vi piace restare seduti, indolenti, sfatti, con ancora il pigiama addosso e sentirvi lo stesso l'ammirazione di chi vi gira intorno. Napoli è così, sempre in piedi, come un miracolo dopo una bestemmia. Ma che bella immagine. Devo dire che questa piacerebbe molto anche a un altro Francesco, Francesco Molaro, no? Tu immagino sì. Segui Napoli senza mare. Questo glielo farò leggere anche al nostro Molaro, perché sicuramente gli piacerà. Complimenti. Grazie. Molto tu poi sei un po' particolare nei tuoi, sia nella tua musica che anche adesso vediamo nel tuo scrivere. Un po' crudo. Sono un crudista, sì. ma non nel senso gastronomico, no, del termine. No, parlavamo anche di diete prima. Sì, cioè, vabbè, nel senso mi piace raccontare quello che vedo senza mezzi termini, quindi se una cosa la devo dire in un modo, sia nel bene che nel male, cioè io pure nei rapporti sono uno passionale, cioè una persona, un amico, se la voglio abbracciare l'abbraccio, cioè non mi creo il problema di... E così penso anche quando scrivo, se devo dire una cosa e va detta in un certo modo, non è che mi metto a creare orpelli e giri di parole. Quindi, però in questo caso qua non è tanto cruda quanto immaginifica, cioè ho pensato a questo Cristo velato che è ormai simbolo turistico della città, che però è paradossalmente anche simbolo di una città che si compiace di se stessa, si ama guardarsi allo specchio come un poco le streghe del passato. Tu che rapporto hai con il tuo territorio? Vabbè, odio amore continuo, cioè l'altro giorno scendemmo a Napoli per farci una bella camminata. E poi tra l'altro, scusami sì. Se ti interrompo, devi sapere che lui, dovete sapere che lui è anche un artista di strada. Sì. Cioè lui parte con la metro, i suoi strumenti, si mette e canta, suona. Sì, e... l'ho fatto stabilmente per 3 anni, adesso ho un po' ridotto le tappe, tra virgolette, perché a una certa età diventa faticoso sostenerle, soprattutto ecco dalla provincia muoversi con i mezzi fino a Napoli è sempre un po' complicato, però è stato divertentissimo, a contatto con i bambini, con le persone, con gli anziani, perché poi si ferma il mondo, perché ovviamente i bambini poi sono curiosi, e a volte vedevi anche le mamme che se li trascinavano perché dovevano andare di fretta per andare a casa della mamma, e però il bambino che voleva restare perché era incuriosito dalla chitarra o da quello che cantavo o dai pupazzi che tenevo a terra. Sì, poi lui veramente molto particolare. Poi facci sapere quando ritorni per strada, sì. Perché era davvero molto molto bello. Sì, senti, i tuoi progetti prossimi quali saranno? E poi voglio sapere anche i progetti prossimi della Bottega delle Parole, che abbiamo visto essere un'opportunità importante per tantissimi scrittori e potenziali scrittori.
magari lasciamo anche i contatti. Certo. Ci sta seguendo, pensa di aver scritto delle belle cose e le vuole pubblicare. Sì, allora, in generale, allora, per quanto riguarda me e anche la Bottega delle Parole, sabato con Alessandro Ridosso presenteremo la collana per la prima volta in libreria. Poi ci sarà un secondo appuntamento a Marigliano nell'associazione Nuova Coenè, sempre per presentare la raccolta. Presentazioni che saranno sempre caratterizzate da un po' di musica, perché ovviamente non ne posso fare a meno, perché ripeto, la musica è tutto. E poi, siccome... infatti sì, siccome sto partecipando anche a un corso di perfezionamento alla Federico II dedicato ai cantautori, che è partito a luglio con tutti i colleghi artisti, il 17 dicembre ci sarà il concerto di chiusura con tutti quanti. Benissimo, allora passami un po' col tuo microfono, perché a me piace stare in stereo. Adesso, no, come si dice in stereo quando sì, adesso non puoi parlare più, l'ho fatto apposta, così, sto scherzando. Adesso noi ci guardiamo una bella rubrica. Se a te piace, giuro che te la faccio fare immediatamente. Ti faccio fare questi biscottini particolarissimi e super buoni che io non ho assaggiato per via della dieta, ma ho assaggiato Pasquale Rosiello e si è mangiato una guantiera sana. Quindi se ti piacciono te li faccio avere, se non ti piacciono te li faccio avere comunque. Guardate un po'. Benvenuti amici dello chalet, sono Emanuele, lo chef pasticcere dello chalet. Oggi prepareremo i nostri baci di mandorle e caffè, composti da Duckwise e la crema Mussolini cioccolato bianco, rum e caffè. Allora, iniziamo versando il nostro albume all'interno della nostra piccola planetaria e andiamo a montare. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro TPT di mandorle, ovvero metà zucchero a velo e metà mandorle, con l'aggiunta di farina. Giriamo in questo modo. Una volta che il nostro Duckwise è pronto, non ci resta altro che versare il nostro sacco a poche con becco liscio numero 10. Andiamo a fare i nostri spuntoni sul foglio di Silpat. Andiamo a sospargere la nostra crema di nocciola sopra, all'estremità. Andiamo ad infornare i nostri Duckwise a 180 gradi con valvola chiusa per circa 12 minuti. Ora iniziamo a preparare la nostra crema Mussolini, cioccolato bianco e rum. Iniziamo a montare il burro con la foglia in planetaria. Andiamo a inserire il cioccolato bianco. Un po' di rum e il nostro rinforzo di caffè.
mescoliamo il tutto. Ora i nostri d'acquaise sono pronti, la nostra crema mostro di cioccolato bianco e rum sono pronti. Non ci resta altro che andare ad imbottire i nostri baci di mandorla. Ah, biscotti. È rimasto già incantato. Sì, sì, sì. Buonissimo. Guarda, questi biscotti mi sono rimasti qua. Non vedo l'ora di finire la dieta per la prima cosa che assaggerò. Il problema è che, ecco, poi tu devi trovare un modo per smettere, perché sennò cioè, la dieta se ne va e non è un... No, faccio una dieta serena, ogni tanto il mio nutrizionista okay. Io sto aspettando con ansia il Natale. Andiamo bene. Allora, caro mio Francesco, siamo quasi arrivati a conclusione. Sì. Dai, io ho visto che hai scritto una bella cosa per me, l'ho vista. La devo leggere? No, leggere è una cosa privata, però facciamo il passaggio proprio il passaggio ufficiale. Di consegne del libricino Mangiando il fegato di Bukowski a Posillipo, passa dalle mie mani, non lo far cadere. Ecco, mi raccomando. Compratelo, costa solo 2 euro, adesso siamo vicini al Natale ed è una simpatica idea regalo, sì. Davvero, costa pochissimo. Io poi ho dato un suggerimento, quei bigliettini pure per i compleanni, per bravo, Natale, che bravo, costano 3-4 euro, tu li apri e sono solo immagini, concuri e frasi luoghi comuni, invece a 2 euro si regala un libricino. Voglio aumentare ancora di più, no? Le bomboniere. Anche, ma perché non può essere una bellissima bomboniera? Sì. Infatti la bottega delle parole, al di là della collana, fa proprio come bomboniere libri. Hai visto? Ma ci sono anche parecchie case editrici che hanno spinto con libri piccoli per fare bomboniere per le lauree, per matrimoni. Vedete quante belle cose? Leggete, fate leggere, spronate alla lettura e leggete voi per altri, nel caso in cui altri non riuscissero a leggere. Però adesso... Hai fame? Abbastanza. Abbiamo fame. Menù del giorno, vediamo lo chalet cosa ci propone quest'oggi e vediamo quale piatto sbaglio a leggere. Misto di verdure grigliate con parmigiana di carciofi, questa per la dieta ci può stare, sì. Perché anche lui sta a dieta, questa è buonissima. Prossima, gnocchi, radicchio e zafferano. Qua proprio del male. Mamma mia, che bontà. Prima sono passata alla cucina. Che profumino. Quest'altra pure è buonissima, Pasta e cavolo al forno. Sì, buono il cavolo. Rollè di tacchino farcito con spinaci a vapore. Questo anche potrebbe essere per la dieta, poiché tutti i miei ospiti restano qui. Sì. Magari prendiamo uno e ce lo dividiamo. Ecco, seppi e piselli. Poi c'è hamburger di chianina con insalata mista e pomodorini. Questo pure potrebbe andare bene per la dieta. 250 grammi, sì, assolutamente. Contorni, radicchio trevigiano arrostito. Poi potete anche consultare la carta dei panini gourmet e anche quella delle insalate. Però ti dico, secondo me potremmo... Io questo misto di verdure grigliate con parmigiana di carciofi, io ci starei. Se la dividi con me prendo anche il rollè di tacchino. Va bene? Sì. Ok, perfetto. Abbiamo deciso, chef. Abbiamo deciso. Quindi tra poco andiamo di là, apparecchiamo il tavolo. Ci siamo! Abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, Francesco. Peccato. Ci vediamo domani a Libere Voci. Ok, sicuramente. Voi potete venirci a trovare a Libere Voci al Minzoni, nell'auditorium del Minzoni. Adesso una piccola pausa e poi linea a Don Francesco. Ciao! I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more.